Cari amici ed amiche di Diritto al Punto, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi, come vedete, si tratta di un'impuntata intervista e abbiamo con noi il tenente colonnello della Guardia di Finanza, dottor Edoardo Marzocchi, attualmente in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia, meglio conosciuta come DIA, di Firenze. Classe 1973, il dottor Marzocchi, dopo essersi laureato in giurisprudenza, consegue anche il titolo di dottore in scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria. È stato insignito del Fiorino d'Argento nel 2016 per la sua pubblicazione Dove tutto finisce. Nel 2022 ha pubblicato per Armando Editore un libro di grande successo che ho qui con me, che è La mafia spiegata a mia figlia, che è stato premiato con un premio speciale Falcone Borsellino e col Fiorino d'Oro al premio Firenze 2022. Benvenuto colonnello e grazie infinite per essere qui con noi oggi. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Allora, prima di iniziare, come sapete, cari ascoltatori e ascoltatrici, tutte le puntate con ospiti sono in onda sia sulle piattaforme podcast in versione audio, ma anche tramite video sul nostro canale YouTube, al quale vi raccomandiamo come sempre di iscrivervi per rimanere aggiornati. E se invece ci state già seguendo su YouTube, vi chiediamo semplicemente di lasciare un click qui sotto al video con un like e iscrivervi al canale cliccando il grande tasto rosso iscriviti. Ma iniziamo e lascio a te la parola, Giando. Sì, ho il privilegio di iniziare io con la prima domanda, colonnello, e allora le chiedo subito se ci può spiegare perché un ufficiale della Guardia di Finanza, che ormai da diversi anni è impiegato in prima linea nella lotta alle mafie, ha sentito il bisogno di scrivere e parlare del fenomeno mafioso, individuando come suo interlocutore proprio una bambina. Beh, il bisogno nasce da due aspetti. Uno l'ha detto lei, la bambina, nel senso che mia figlia si domandava realmente cos'è questa antimafia, questa DIA, e il lavoro del babbo all'antimafia, e poi c'è un legame che mia moglie è siciliana, l'ho cresciuta in Sicilia, quindi torniamo in quella terra che tanto amiamo, che però è segnata anche dagli aspetti legati alla criminalità organizzata, da tanti simboli anche della lotta alla mafia, a partire da quando arriviamo in aeroporto, l'aeroporto Falcone Borsellino, no? E poi l'altro aspetto nasce dai tanti incontri che ho fatto faccio abitualmente nelle scuole sulla legalità. Quindi gli incontri con gli studenti mi hanno stimolato a parlare di legalità in una maniera più colloquiale, più confidenziale. E da questo è nata un po' l'idea di buttare giù un libro che non fosse, che raccontasse fatti ovviamente molto seri, problematiche molto serie, con un taglio magari non accademico, anche perché di mafie hanno parlato tanto e scritto tanti prima di me e probabilmente anche meglio. Ecco, il mio era cercare una chiave di lettura un po' diversa. Ecco, colonnello, nel suo libro La mafia spiegata a mia figlia, che io ho letto, devo dire, con grande piacere e suggerisco ai nostri ascoltatori di leggere perché è veramente un libro straordinario, ricco di spunti di riflessione, Aurora le pone delle domande e lei risponde sempre con un linguaggio semplice, ma chiaro e diretto. Ecco, e quindi vorrei che con lo stesso linguaggio, perché nel libro si percepisce, ecco, questo aspetto, di aiutare i nostri ascoltatori a comprendere com'è nata e qual è la genesi dell'articolo 416 bis del nostro codice penale, che è rubricato anche per gli ascoltatori, associazioni di tipo mafioso, anche straniere. E com'è cambiata nel tempo questa fattispecie? Beh, sì, ovviamente io ho cercato di affrontare l'argomento e lo cerco di affrontarlo nelle scuole con un linguaggio semplice, però io parto da un punto, da un anno, da un momento storico, è il 1982. E ovviamente quando vado nelle scuole io a questi ragazzi racconto che vi viene, dico che vi viene in mente se vi dico 1982 e tutti pensano all'anno dei mondiali, la vittoria dell'Italia. Ovviamente questi ragazzi sono nati 25 anni dopo questa vittoria, però tutti si ricordano l'anno dei mondiali. Ecco, io da lì cerco di spiegargli che a cavallo di quell'anno, a cavallo non di quell'anno, a cavallo di quella vittoria, di quell'evento, sono successi dei fatti tragici che hanno segnato il paese. Questi fatti tragici quali sono? Sono il 30 aprile dell'82 l'omicidio di Pio La Torre,
che stava proprio studiando, politico siciliano, che stava studiando lo strumento delle misure di prevenzione patrimoniale, cioè come aggredire i beni dei mafiosi. Aveva individuato il fenomeno mafia e cercava di studiare uno strumento efficace di contrasto alle mafie, e stava studiando anche l'articolo che inquadrasse la tipologia mafiosa, che fino a quel momento nel codice penale non c'era, perché c'era il 416, l'associazione per delinquere, ma non c'era quella di tipo mafioso come ha letto lei. Successivamente alla vittoria dei mondiali succede un altro fatto tragico, l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale Dalla Chiesa viene ucciso a Palermo a inizio settembre dell'82 e era stato mandato a Palermo il giorno del funerale di Pio La Torre per ristabilire la legalità e riprendere le redini della legalità in terra di Sicilia. Succede questa tragedia e, come purtroppo succede sempre in materia di lotta alla criminalità organizzata, tutte le leggi in materia di antimafia sono fatte sul sangue delle vittime. E dopo l'omicidio Dalla Chiesa e di Emanuela Setti Carraro e della loro scorta, il Parlamento finalmente si dà una scossa forte e nasce la legge, 10 giorni dopo esatti l'omicidio Dalla Chiesa, nasce la legge Rognoni-La Torre, che è la legge dalla quale nasce il 416 bis, che fino a quel momento appunto non era contemplato. Rognoni-La Torre non a caso prende il nome di La Torre, di Pio La Torre, che appunto ucciso mentre studiava questo strumento di contrasto alle mafie. E nasce anche lo strumento tuttora oggi in vigore con il codice antimafia, il decreto legislativo 159 del 2011 delle misure di prevenzione patrimoniale, sono uno strumento efficacissimo contro la criminalità organizzata, e nasce la legge antimafia. E però, come diceva lei, si pensi che nell'evoluzione all'inizio non era, oggi si parla di associazioni di tipo mafioso anche straniere, ma all'inizio non era contemplata nemmeno la 'ndrangheta tra le associazioni di tipo mafioso. Cioè è stata inserita molti molti anni dopo la tipologia 'ndranghetista come tipo di mafia. Però ecco, l'anno 1982 è l'anno della svolta nella lotta alla mafia, in cui il Parlamento prende contezza che la mafia esiste, la disciplina, la inserisce nel codice penale. Benissimo, allora io le chiedo, nell'ambito del suo lavoro lei si occupa in maniera principale di misure di prevenzione patrimoniali, quindi potrebbe aiutarci a comprendere in cosa consistono e perché sono così importanti per arginare l'attività di queste associazioni di stampo mafioso? Sì, le misure di prevenzione patrimoniale, come dicevo, sono uno strumento efficace, molto dibattuto anche a livello giurisprudenziale, perché si profilano anche, vengono eccepiti dei profili di incostituzionalità. A livello comunitario è un unicum. Perché? Perché l'aggressione patrimoniale, lo strumento delle misure di prevenzione, non necessita di per sé della condanna dell'imputato, della condanna definitiva, ma del fumus, del sospetto, cioè inquadra il soggetto da aggredire sotto il profilo patrimoniale sotto due aspetti: un profilo soggettivo di criminalità, di curriculum criminale, diciamo così, e un profilo oggettivo di sperequazione tra la ricchezza dichiarata e quella effettivamente manifestata. Quindi le forze dell'ordine, in questo caso la DIA, ma le forze dell'ordine che propongono questo strumento al tribunale o alla procura, noi la DIA ha i poteri autonomi del direttore della DIA, per cui può proporre direttamente al tribunale una proposta di misura di prevenzione, devono fare questo duplice accertamento e far incastrare questi due aspetti: il profilo soggettivo, sulla base del quale ci può essere una pericolosità sociale generica o qualificata del soggetto da aggredire, e il profilo oggettivo della sperequazione tra la ricchezza dichiarata e quella manifestata. Quando questi due aspetti si sovrappongono e sono entrambi validi, si può proporre un soggetto per dimostrare che i beni di cui è venuto in possesso, che nel corso del tempo ha prodotto, anche qualora siano intestati a soggetti terzi, possono essere a lui riconducibili e frutto di attività illecita. Questa proposta viene sottoposta ovviamente al giudice, al tribunale, e viene vagliata. È uno strumento efficacissimo. Si pensi che non oggi, ma qualche annetto fa, quasi 1500, come veniva a dire in un film, però è vero, Niccolò Machiavelli scriveva nel Principe che gli uomini dimenticano prima
la morte del padre che la perdita del patrimonio. Perché? Perché questa è una verità sempreverde, cioè aggredire i soggetti criminali sotto l'aspetto patrimoniale è molto più efficace di una misura cautelare, che per carità va applicata quando ci sono i requisiti e ha la sua efficacia, ma è dimostrato che la gestione del potere criminale anche in carcere può essere esercitata, mentre invece se tu riesci a demolire quella struttura, quel castello di potere e anche finanziario che il criminale, che il soggetto sospettato di criminalità in questo caso ha creato intorno a sé, svuoti l'associazione criminale e il soggetto di quel potere che invece può gestire ancora da una carcerazione o da un domiciliare. Ecco, colonnello, nel suo libro sono raccolte tantissime storie di mafia e alcune di queste sono ambientate anche nella nostra regione, la Toscana. Ecco, lo scorso maggio a Firenze ricorreva il 30° anniversario della strage dei Georgofili. Potrebbe raccontare ai nostri ascoltatori cosa accadde quella notte del 27 e del 28 maggio, se lei era in città, e comunque in generale cosa si ricorda di quei momenti? Ad esempio, io ho sempre chiesto ai miei genitori che cosa accadde quella notte, perché io ancora non ero nata, e quindi, cioè in realtà ero nata, mi volevo dare qualcosa meno, ma non ne potevo avere la percezione, mi volevo abbassare l'età, ma purtroppo non è così. E ad esempio il babbo mi dice sempre che sentirono questo grande boato e cadde in tutta la città un grande silenzio, per giorni si sentivano soltanto le sirene, era veramente una situazione surreale. Ecco, quindi volevo porre anche a lei questa domanda. Sì, io l'anno della strage dei Georgofili avevo 20 anni, e però non stavo a Firenze perché io sono originario di Grosseto, quindi ero a Grosseto, frequentavo l'università, però questo evento colpì tutta la Toscana, perché fu un segnale forte della potenza, del fragore, della violenza delle mafie, della mafia in quel caso di Cosa Nostra, fuori dalla Sicilia, e questo voleva Cosa Nostra, la strategia, perché dopo le stragi del 92 fu stretto il regime carcerario duro, il 41 bis dell'ordinamento penitenziario, fu data una stretta a vari provvedimenti, come dicevo prima, tutti sorti sul sangue delle vittime, e Cosa Nostra volle fare una prova di forza per dimostrare che poteva colpire anche fuori dalla Sicilia, e così fece. Furono fatti gli attentati a Firenze, a Roma e a Milano, e a Firenze in particolare ci ha segnato, perché i Georgofili volevano colpire un punto che fosse emblematico per la cultura e per l'arte italiana. Naturalmente questi soggetti una banda di ignoranti, nel senso, non è che sapevano cosa ci fosse ai Georgofili, non sapevano, come scrivo nel libro, se il David di Michelangelo davanti a Palazzo Vecchio fosse una copia o fosse quello autentico. Volevano, come è emerso dalle dichiarazioni, fare il botto, nel senso letterale, il botto che risuonasse in tutta Italia. Avevano pensato ai Giardini di Boboli, avevano pensato alla Torre di Pisa, scelsero i Georgofili, piazzarono lì un fiorino rubato carico di tritolo la sera prima, e in quell'angolo tra via della Lambertesca e dei Georgofili, e quella notte dall'altra spalletta, dall'altra sponda dell'Arno, premettero il telecomando e fecero saltare tutto per aria. Questa cosa perché mi tocca particolarmente e la descrivo con molta partecipazione nel libro? Perché in quella strage morirono 5 persone, ma in particolare tutta una famiglia, la famiglia Nencioni. La famiglia Nencioni era composta ovviamente da babbo, mamma e 2 bambine. Una Nadia di 9 anni e una di 50 giorni. Quello che mi tocca particolarmente, a parte le immagini dei pompieri che uscirono col corpicino della bambina a 50 giorni, una frase che disse una parente dei Nencioni, che disse: eravamo stati in chiesa la settimana prima per il battesimo della piccina e ci siamo tornati tutti la settimana dopo per il funerale di tutta la famiglia.
Ecco, questa è una cosa che mi ha toccato particolarmente, anche perché io nel libro La mafia spiegata a mia figlia parlo con mia figlia che quando ho iniziato questo dialogo aveva l'età della Nadia Arancioni, 9 anni, ora è cresciuta ovviamente, e abbiamo una sorellina che è più piccola, quindi il parallelo tra le due sorelle e le mie figlie mi tocca particolarmente. Strage, vittime innocenti di questa strage, inconsapevoli, le bambine il giorno dopo dovevano andare a scuola, la grande ovviamente, la piccina no, doveva andare a scuola, era un giorno come tanti per loro. Poi ricordiamo è morto anche lo studente di architettura Dario Capolicchio, che abitava nel palazzo accanto, poverino, stava studiando per gli esami e era in cucina a studiare e saltò per aria con la deflagrazione. E l'altra cosa ovviamente che tocca della famiglia Arancioni è quella poesia che scrisse la bambina Nadia, sembrava quasi profetica, 2 giorni prima di questa strage, che si intitola Il tramonto, e aveva fatto un disegno che si trova tranquillamente su internet per chi fosse curioso. La poesia Il tramonto di Nadia Arancioni, lo può cercare su Google, e praticamente diceva, aveva disegnato un sole che va via, sta andando via a letto, come dice lei, è già sera, tutto è finito. E effettivamente, poverina, sembrava profetica, perché ritrovata questa poesia che aveva scritto 2 giorni prima, tutto è finito per davvero. E per chi avrà voglia o ha voglia di passare, di passeggiare lì in via dei Georgofili, può vedere che questa poesia è incisa nella lapide sulla facciata del palazzo dei Georgofili dove esplosa la bomba. E questa cosa è stata giustamente impressa lì e mi tocca particolarmente. Fa sempre venire i brividi di risentire certe cose, però un bellissimo racconto anche da parte sua. Io volevo tornare al libro e chiedendole appunto, lei accenna appunto alle nuove mafie e Aurora in più occasioni le chiede se la mafia è confinata esclusivamente in Sicilia. In realtà il fenomeno mafioso oggi è molto cambiato, quindi vorrei chiederle se può cercare di spiegarci come agisce la mafia oggi. Sì, io naturalmente ho un piccolo punto di vista nel mare magnum del contrasto alla criminalità e non voglio e non potrei nemmeno assurgermi a dispensatore di certezze, sarebbe sbagliato, non sarebbe confacente a quello che faccio io. Per quello che è il mio punto di vista e quello che scrivo anche nel libro, bisogna dire una cosa, mi aggancio ad una personalità la quale non si può dire nulla, che è il presidente Mattarella, che giustamente in più occasioni ha qualificato, intanto ha declinato la parola mafia al plurale, perché in questo mondo che è cambiato dal 93 ad oggi, sia per le tecnologie, sia per il mondo, sia per il modo di aggressività delle mafie, di infiltrazione delle mafie, cioè è cambiato tutto, non è corretto parlare di mafia, ma è più corretto parlare al plurale di mafie. Il presidente Mattarella, io del presidente Mattarella cito sempre una frase che dice: è allarmante la diffusione delle mafie anche in aree geografiche storicamente immuni, un cancro pervasivo che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni e calpesta diritti. Ecco, questa frase secondo me di paragonare le mafie a un cancro è molto emblematica. Non bisogna estirpare il cancro, maturare anche, ora non sono un tecnico, un medico, ma maturare degli anticorpi, no? Che ci proteggano da esse e tenerle a distanza. E perché mafie? Perché oggi, al di là di come vogliamo qualificare il tipo di aggressione criminale, che sia Cosa Nostra, che sia l'Andrangheta, che sia la Camorra, o sia una mafia straniera, albanese, cinese, russa, quello che riteniamo, sono le caratteristiche di quell'associazione mafiosa che voi conoscete, da giuristi conoscete meglio di me, che è declinata nel 416 bis, quelle caratteristiche di intimidazione, minaccia, vincolo di omertà. Ecco, sono quelle che fanno la mafia oggi. E una cosa da sottolineare proprio nel 416 bis, oltre che lo differenzia poi dal 416, è il fine, cioè il compiere attività anche lecite, ma mediante l'uso di quegli strumenti illeciti e pericolosi. Quindi io mi occupo anche di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, che naturalmente l'appalto, partecipare a una gara pubblica è un fine più che lecito, il bando è pubblico, ma se uno
partecipa a una gara pubblica utilizzando quegli strumenti, con quelle caratteristiche, cioè di minaccia, di intimidazione, facendo terra bruciata della concorrenza, facendo ovviamente commettendo dei reati per scansare la concorrenza, quelli che noi chiamiamo reati spia, anche atti dolosi, no? Di minaccia, intimidazione, dar fuoco a dei camion, a dei mezzi aziendali per intimidire, ecco, questo strumento anche per fini leciti è considerato, ovviamente fatto in maniera organizzata secondo canone del 416 bis, è considerato mafia, al di là del colore, della connotazione che si voglia dare. Però non voglio scappare dalla risposta che mi ha, dalla domanda che mi ha fatto. Le mafie oggi sono cambiate, come si infiltrano? Oggi parlo di infiltrazione perché effettivamente non c'è più un modo plateale e violento di manifestazione delle mafie. Se in alcune zone d'Italia, in alcuni casi, specialmente in alcune regioni storicamente permeate dalla mafia, si vedono ancora attentati dinamitardi, diciamo omicidi o comunque manifestazioni violente della mafia, in altre zone non si vedono. Perché? Per quello che dicevo prima, in la mafia oggi il problema delle mafie, se da un lato al sud era il controllo del territorio, in altre regioni d'Italia, al centro-nord, regioni fertili come la Toscana, come diceva l'avvocato Latini, sono zone fertili dove invece c'è interesse a reimpiegare il denaro, perché il denaro, frutto di provenienza illecita, poi va riciclato, reimpiegato. E quindi cosa si fa? Si va a cercare di ripulirlo e si investe. E noi ci occupiamo, in direzione investigativa antimafia, parlo per il mio piccolo osservatorio, di prevenire questo tramite quegli strumenti di infiltrazione, di prevenzione delle infiltrazioni degli appalti pubblici e di aggressioni alle misure, tramite le misure di prevenzione, oltre alle indagini tradizionali, per far sì che di limitare, di individuare poi e di stroncare eventuali infiltrazioni delle mafie, parlo per la Toscana e per l'Umbria, delle mafie in queste zone. L'esempio, i settori più esposti sono quelli della ristorazione, del turistico alberghiero, sono settori dove una terra fertile, turisti, a vocazione turistica come la Toscana, si prestano benissimo. Abbiamo fatto delle misure, abbiamo portato a termine delle misure di prevenzione patrimoniale nel settore in provincia di Pistoia, nel settore turistico alberghiero, con soggetti legati a clan camorristici. Un altro settore particolarmente di interesse delle mafie oggi è il settore dei rifiuti. Abbiamo portato a confisca dei beni riconducibili a un soggetto che si occupava di traffici illeciti di rifiuti e li sversava in maniera illecita, sbaragliando la concorrenza, in terreni che invece, nei quali invece non poteva sversarli. E anche lì era un soggetto legato a compagini ndranghetiste, in questo caso. Sempre parlo di Toscana. Quindi ecco, i settori sono cambiati, i settori di interesse, è cambiato il modo di manifestarsi delle mafie, e che affianca appunto ad una mafia tradizionale violenta, oggi una mafia meno visibile, più silenziosa, ma che non deve farci pensare che non esista. Ecco, colonnello, allora siamo giunti all'ultima domanda. Come sa, molto spesso i nostri ascoltatori sono anche studenti, quindi giovani universitari o anche ragazzi delle superiori, che sono spesso interessati, no, a conoscere quali sono anche gli aspetti pratici dei lavori che poi possono essere scelti anche alla fine di un percorso come è il nostro. E quindi anche per avvicinarli un po' a quello che è il suo ruolo, la sua professione, vorrei, nei limiti di quello che le è possibile, che ci raccontasse di un episodio che ha seguito direttamente, ecco, un episodio della sua esperienza, così per i nostri ascoltatori. Grazie. Ma qua poi di episodi ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti e poi non so quali possono essere più affascinanti o meno. Io ne cito uno che, episodio interessante, episodi, ecco, ce ne sono tanti. Le indagini, quello che dico nel libro, le indagini poi, al di là dell'aspetto filmografico, no? Le indagini sono anche noiose, nel senso, cioè lo possiamo dire, perché voi operatori e studiosi del diritto lo sapete meglio di me, perché per un momento di operatività, come si dice, operativo, poi c'è tanto prima e tanto dopo di scrivere. Infatti dice, ma tu scrivi, sì, ma c'è da scrivere bene nelle informative alla procura per farle reggere,
nei verbali di sequestro, biglietti di carcerazione, nome del difensore, sommarie informazioni. Quindi c'è tanta, tanta burocrazia, doverosa, perché un sistema garantista va preservato. Quindi ecco, queste sono le parti che in un libro o in un film funzionano di meno, ovviamente, perché insomma, se li va a scrivere tutta la parte, cioè in un film, avete visto nei film, fanno l'arresto, arrivederci e grazie, il giorno dopo festeggiano. Si fa l'arresto e si sta a scrivere fino all'indomani, perché c'è da mandare una serie di notizie di reato e di atti in giro per il mondo. Però a livello di episodi, io posso citare, e lo cito nel libro perché era abbastanza, tra virgolette, simpatico, per quanto possa essere simpatico un episodio in materia di polizia giudiziaria. Io ho lavorato per anni al gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza di Firenze e un'indagine ci portò a seguire con le intercettazioni telefoniche dei narcotrafficanti che dall'estero portavano cocaina ed eroina in Toscana. Ovviamente le rotte della cocaina arrivano dai Balcani, da un lato dell'eroina, la cocaina dai Paesi Bassi e dall'oltreoceano. E noi agganciamo, cerco di essere breve, un soggetto di origine magrebina che arrivava in Toscana. Con le intercettazioni lo monitorammo e lo agganciamo al casello di Livorno, mi sembra. Lì, intervento, blitz, quelli che nei film funzionano bene, pistola in pugno e casellante che si nascose sotto perché si spaventò giustamente, bloccammo questo che arrivava in macchina al casello. Noi come veramente come un gruppo di corvi, no? Lo assalimmo e lo portammo in caserma, ricordo a Livorno. Arrivavamo lì, cercammo la cocaina, perché sapevamo che stava facendo questo viaggio, perché era un corriere della droga. Quindi noi cercavamo di sequestrare i vari carichi per arrivare poi a delineare tutta l'organizzazione criminale, no? E chiedere le ordinanze di custodia cautelare alla fine. Insomma, arrivarono i nostri colleghi con i cani antidroga, e il cane salì dentro la macchina, rovistò, frugò e grattò un po' sopra il volante. Poi noi ci accorgemmo, mentre il cane cercava, che sull'esterno, sotto il cofano dove c'è il tergicristallo, vedemmo dei panetti, c'erano dei panetti, quelli arrotolati con lo scotch. Quindi dicevamo, vabbè, lascia perdere il cane, abbiamo già trovato noi, siamo bravi, abbiamo trovato la droga, lascia perdere il cane. Andammo, però il soggetto era tranquillo, molto tranquillo. Noi prendemmo panetti, li analizzammo con il drop test, quello che cambia colore, ovviamente scansiamo equivoci, non si annusa niente, non si tira niente, cioè il drop test che cambia colore. Il problema è che non cambiò colore e quindi rifacemmo un altro prelievo campione, non cambiava colore, sì, abbiamo sbagliato, riascoltammo le telefonate, però sì, se questo non può venire dall'estero fin qua per portare quella che droga non è, che probabilmente era la cosiddetta sostanza da taglio, cioè quella sostanza, un mix di mannite, proteine per la palestra, che vengono messe insieme alla droga per tagliarla, per renderla da pura, meno pura, e venderla e farla lievitare sul mercato, sia in termini di costi e di quantità. Però non era droga. Allora non si trovava questa droga. Alla fine prendemmo la macchina, la portammo al nostro cantiere, la mettemmo sul ponteggio, perché poi le tecniche di occultamento della droga dai corrieri sono pazzesche. Una volta l'abbiamo trovata in una ruota di scorta, una volta abbiamo trovato il serbatoio della benzina diviso in due, parte panetti droga e parte benzina, tant'è che ce ne accorgemmo perché il corriere si fermava sempre a far benzina perché il serbatoio aveva meno capienza. Insomma, non la trovavamo questa droga. Alla fine, e arrivo al dunque, se no va a noio, e ci venne in mente dove aveva controllato il cane, cioè ritornammo a bomba al cane. Disse: scusa, ma il cane aveva grattato sopra il volante del passeggero. Insomma, uno dei nostri salì sopra, si mise a sedere al posto del passeggero, del guidatore, davanti al volante, con le mani toccò il pannello superiore, cioè il tessuto, la copertura del tettuccio, fece così e gli cascarono in testa una ventina di panetti di droga pura, quella sì purissima. Ovviamente il soggetto a quel punto sbiancò, perché capì che l'avevamo pizzicato, l'avevamo a questo punto era arrestato, era chiaro che era andata male. Però ecco, a volte anche noi, questo per dire, a volte anche noi si fa un po', ci facciamo prendere la mano, ecco, in quel momento operativo dalla gioia, dall'euforia,
dalla frenesia del momento, poi bisogna ritornare con i piedi per terra e seguire vari step per benino per arrivare al dunque. Non sempre ci si riesce, in quel caso poi l'operazione andò a buon fine per noi. Chiaro. Grazie per aver condiviso con noi questa esperienza. A questo punto direi che siamo giunti alla conclusione di questo bellissimo episodio. Ringraziamo ancora il nostro ospite per questa interessantissima rassegna sul fenomeno mafioso e non possiamo fare altro che invitare i nostri ascoltatori e ascoltatrici a leggere questo bellissimo libro del colonnello Marzocchi, La mafia spiegata a mia figlia, che Benedetta vi sta mostrando in video. Grazie infinite. Come sempre noi diciamo ai nostri ospiti, se la puntata è stata di vostro gradimento, speriamo che abbiano imparato insieme a noi qualcosa. Se avete ovviamente delle domande, scriveteci su Facebook, Instagram o sulle nostre mail ufficiali info@diritto al punto.it o ancora consulenza@diritto al punto.it. Noi cercheremo di rispondervi o gireremo le nostre domande al colonnello, che ci darà una mano nel farlo. E ringraziamo nuovamente il colonnello Marzocchi, grazie infinite. Grazie a voi. E chiudiamo questo episodio, alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Arrivederci.